Ti servono crediti, non sai dove acquistarli? Tony Tubo può aiutarti. Gvolt.it, codice Tony, riceverai anche un 6% di sconto. Link in descrizione. Login accepted. Yeah, benvenuti in questo nuovo video. Ciao ragazzi, sono Tony Tubo e oggi sono qui per proporvi un metodo alternativo per guadagnare crediti e soprattutto, ragazzi, per aprirsi un casino di pacchetti per i Totti. Allora, io questi giorni, come sapete, sono stato su Twitch, ho speso 200.000 e passa FIFA Point e non ho trovato ancora questo bene amato Totti, però ho trovato comunque un bel po' di roba interessante. Ma detto ciò, per cercare ancora Totti e non spendere un capitale, cosa ho pensato di fare? Shoppare crediti su IG Vault. In che modo però? Praticamente mi sono creato un nuovo account e adesso andrò a shoppare un milione di crediti col Safe Trade. Mo vi spiego passo passo, perché sennò poi non vi faccio capire niente se lo dico così veloce solamente detto. Allora ragazzi, come vedete in ogni mio video in descrizione c'ho il sito crediti sicuri e senza rischi qui su igvault.it, che io già avevo aperto per fare il login, va bene. Allora, una volta andati qua, io cosa ho fatto? Mi sono fatto l'account su PlayStation 4. Ora ragazzi, che ho selezionato qui, selezionerò il metodo di pagamento, selezionerò l'email delle mie info, questa è delle info però, non l'email dell'account. Poi metterò commercio sicuro, in modo che io darò i miei dati di questo nuovo account però che ho creato per l'occasione, quindi li darò a IG Vault e con questi dati IG Vault che farà? Entrerà in questo account e mi metterà il milione di crediti su questo account, ok? Ora io queste parti dopo non ve le metto perché ragazzi sono dati sensibili, devo mettermi il mio cellulare, devo mettere l'email con cui l'ho creato, devo mettere un po' di cose personali che non posso mettere nel video, però è molto molto semplice, basta seguire il coso e soprattutto al momento che andate a pagare, ragazzi, codice sconto Tony e risparmiate il 6%. Beh ragazzi, sono passati una quarantina di minuti e adesso mi hanno mandato l'email che posso entrare nell'account, quindi siamo qui su PlayStation, questo è il nuovo account, vabbè non faccio vedere il nome se non mi mandate le richieste d'amicizia. Quindi questo è il nuovo account ragazzi, quindi facciamo l'accesso ad Ultimate Team. No, probabilmente mi potrà richiedere la verifica. Ah ok, meglio. Allora, eccoci qua ragazzi, abbiamo il nostro milione di crediti messo lì. E soprattutto ragazzi, perché ho fatto questa cosa? Perché adesso ragazzi con un milione, che è la batteria del DualShock sta scaricando, ma che è oggi? Allora, perché ho fatto questa cosa, ragazzi? Perché con un nuovo account, praticamente io adesso ho disponibili da fare tutte le sfide avanzate e soprattutto ho i crediti per acquistare queste sfide. Quindi andrò a completare, ragazzi, queste sfide e mi andrò a prendere pacchetti mega, pacchetti giocatori rari e tutti questi pacchi qui. Chi gioca a FIFA lo sa, costano 4 soldi, ragazzi, queste sfide adesso. Quindi una volta fatte queste andrò a riscattarmi tutti questi pacchetti e ragazzi spacchetterò ancora per cercare questi doti. Oltre a questo ho un milione di crediti, ragazzi, posso decidere di passarmelo io in maniera autonoma sul mio account, ma non è questo il caso, l'ho preso per spacchettare, soprattutto per fare live streaming con voi su Twitch dove andremo a fare queste sfide avanzate, quindi mi raccomando, in descrizione trovate il link di Twitch, venitemi a seguire. E adesso per mostrarvi qualcosa ci andiamo ad aprire 5 pacchetti ragazzi, giocatori rari maxi, pure perché mi rimane mezzo milione, io con mezzo milione ce la faccio tranquillamente a fare tutte quelle sfide, anzi mi avanzano pure, quindi andiamo dentro con i pacchi da 100.000. Siamo al momento ragazzi, potrebbero uscire i centrocampisti, vediamo un po', primo pacchetto, niente walkout, bene, manco in crediti, lo fai, complimenti. Allora, oh, Zlatan però, troviamo primo pacchetto Zlatan Ibrahimovic, not bad. Poi questi giocatori, possiamo anche andarli a prendere per fare le sfide in realtà, possiamo anche andare a prendere tutti e 24 così ce li teniamo nel club e ci facciamo le sfide. Poi dopo vado a vedere, dai, secondo pacco, oh, se mi fa il Toti qua, yeah, account nuovo, o potresti fare il Toti. E chi non fa manco walkout? Secondo 85, Marez, ok, c'ho l'account degli 85, i non walkout 85, va bene, va benissimo. Marez, Viviano, perché Viviano non può mai mancare, mai, mai ragazzi, non può mai mancare. Abbiamo pure il primo doppione, che bello. Dai, 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 come on, come on. Faccio questo walkout. No, ma come? Ma un altro 85 magari. Italiano, portiere, chi è? Ah, 84, ok, siamo scesi di un punticino. Non va bene, non va bene. Dai, ehi, mezzo milione di crediti, fallo.
Nemmeno walkout. C'è 4 pacchi da 100.000, neanche walkout. Ma ragazzi, hanno un drop rate sti pacchetti orribile. Quest'anno Electronic Arts sta toccando proprio il fondo. Ma che è? Che stanno passando? Che stanno passando? Ultimo pack, ragazzi, 5 pacchetti da 100.000 crediti, neanche un walkout. Vedete? Ma io se lo racconto a qualcuno, ma per fortuna che ci ho fatto il video, se lo racconto a qualcuno non mi credono. Non mi credono. 5 pacchetti da 100.000, neanche un walkout, ragazzi. Io se lo racconto a qualcuno, quella gente non mi crede, ma stiamo scherzando. Stanno veramente, ragazzi, il top dello schifo totale quest'anno Electronic Arts. Guarda, mi apro 5 pacchi di questi qui, giusto per fare i giocatori, per poi tenere le sfide. Mi apro giusto 5 pacchetti di questi qua, ragazzi. Bene. Veramente, ragazzi, rido per non piangere, cioè non è normale. Dai, ultimi 2 pacchetti, vediamo se fa qualcosa qua. Neanche lo fa il walkout, va benissimo. Ah, un if, che bello. Bene, ragazzi, mi ha detto una sfiga incredibile, però non fa niente. Perché? Perché abbiamo 300.000 crediti che adesso andremo a investire sugli aggiornamenti. Allora, io adesso, giusto perché proprio ho fatto il video, un aggiornamento me lo voglio fare. Ecco qua, ragazzi, quindi prima sfida e ci andiamo a prendere un bel pacchettino. Ok, completato, ragazzi, quindi il gruppo delle avanzate. Ci ho messo giusto una decina di minuti e mi sono completato questo gruppo, ragazzi. Campionati e nazionalità miste. Molto molto semplice, come vedete non ci ho speso proprio niente. Manco 10.000 crediti, ragazzi. Poi vabbè, perché c'avevo comunque i giocatori che ho trovato. E andiamo subito ad aprirci questi pack. Quindi con pochissimi crediti, ragazzi, potete provare a fare altri pack con le sfide avanzate, quindi rifarvi le sfide avanzate. Poi è ovvio che se riuscite a sculare un Toti, ve lo vendete, vi passate i crediti e ve lo comprate sull'account principale, quello è ovvio. Però, ragazzi, ciò non toglie che comunque un buon sistema per spacchettare tanto e spendere poco. Poi voglio, tutto va in base alla fortuna, ovviamente. Cioè, io ho aperto un botto di FIFA Point e non ho trovato nulla, per dirvi. C'è gente che ha aperto un aggiornamento oro, un altro e gli è uscito il Toti, quindi, cioè, è uscito Ronaldo Toti, quindi capite anche il senso, non è che è in questi casi si può basare tutto sulla fortuna. Però almeno così risparmiamo e spendiamo poco, ragazzi. Dai, pacchi mega e mega raro, forza. Neanche walkout, ok. Mega pacchetto raro, dai. Almeno tu. Beh, ragazzi, niente, per sto pack opening a me mi ha detto sfiga, però vi ho mostrato il metodo, quindi fatemi sapere in un commento se lo userete il metodo, se lo conoscevate già. Io, ragazzi, più di divulgarlo non so cosa fare. Ovviamente, ragazzi, io vi consiglio, per fare le sfide in maniera più veloce, di prendervi i crediti, quindi sull'account nuovo, soprattutto perché siccome molti hanno paura del ban, un conto è che magari lo fate su un account nuovo che non si ha mai, ma arriva il ban, chiedete il rimborso al sito, vi rimborsano e non ci avete perso niente. Un conto è che magari vi succede sull'account principale. Poi è ovvio che il metodo, ragazzi, come vedete, io l'ho comprato l'account e non ho avuto problemi, l'account è con i crediti sopra, quindi c'hanno un sistema molto infallibile. Poi in questo periodo dei Toti, specialmente che il mercato è impazzito, Electronic Arts non riesce a scoprire bene le transazioni sospette, quindi è un periodo molto molto buono per shoppare, ve lo dico senza peli sulla lingua, ragazzi. È un periodo molto buono per shoppare, nessuno sta avendo problemi ban, almeno tra la mia utenza, dato che parlo spesso con voi in live, non ne stanno accadendo. Un sacco di gente sta comprando senza problemi, specialmente con questo metodo del safe trade. Io il consiglio che vi do, ragazzi, è di impostare una password provvisoria quando fate il safe trade, se lo fate sull'account principale, e poi di ricambiarla nel momento in cui sono entrati nell'account. Sono cose che sembrano difficili dette così, ragazzi, ma fidatevi, è una cacchiata comprare crediti in questo modo col safe trade. Poi per chi, per i più esperti, c'è anche il metodo di indicare stesso voi i giocatori da far acquistare al sito, il sito ve li acquista. Quindi link in descrizione di Gvolt, ragazzi.
io questo account lo tengo su Play, lo userò queste sere per fare le sfide avanzate con voi, magari quando ci sarà la squadra completa. Vi aspetto in live tutte le sere su Twitch e qui su YouTube. Mi raccomando, se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale. Da TonyTube è tutto, noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao belli!